No, aspetta. No. Ragazzi, siamo davvero in pericolo perché siamo nelle caverne e siamo in una caverna dove c'è il cave dweller, si chiama in inglese, ovvero il cacciatore delle caverne, l'abitante delle caverne. Sono stato teletrasportato qua evidentemente per conto di Alberum. Cioè praticamente Alberum in questa storia abita le caverne ed è veramente molto pericoloso. Si sentono rumori strani, cosa che sto sentendo sempre di più in effetti. Infatti io stavo anche cercando di aumentare la voce, cioè dico il volume del mio audio. Sentite, 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 chi cacchio è? Si sente qualcuno? No raga, c'è qualcuno che è arrabbiato palesemente. Ora prendiamo... No, questo non posso prenderlo perché non ho il piccone di ferro. Vabbè, chi se ne frega, tanto loro non ci serve a niente. Però prendiamo un po' di pietra perché ci serve sempre la pietra. Magari se ci scaviamo anche dei posti così possiamo stare tranquilli al sicuro, è meglio. Ah, questo è pure un giornale che ci avevano dato, tipo... Vabbè, questo non ci interessa niente, dai. Bisogna esplorare queste caverne e, oltre che trovare Alberum, diciamo, la creatura di Alberum e cercare di sopravvivere, bisogna anche cercare di uscire da questo posto. Solo che buonanotte a farlo. E dobbiamo cercare i misteri che si trovano all'interno di questa mappa di Alberum del cacciatore delle caverne. Ok, spegniamo qua perché così almeno prendiamo direttamente il ferro. Così. Ok, il ferro ovviamente non c'è nemmeno bisogno che ve lo dica. È super utile, ragazzi. Perché per, come per ogni cosa, qui, in questo posto, abbiamo bisogno di armi di ferro, di armature di ferro. Io mi devo guardare dietro perché sennò mi arriva il cave dweller da dietro, anche chiamato Alberum. È tutta gente strana, purtroppo. Però praticamente adesso quello che farò sarà andare a farmi mangiare dall'albero. Sto scherzando, va bene, non lo faccio, va bene, d'accordo. So che voi non volete che vada a far mangiare, ci mancherebbe altro. Cioè, spero. Scrivetemi nei commenti se volete che io mi vada a far mangiare. Non credo comunque, cioè... signor zombie, cosa vuole da me? Se ne vada via! Oh, che disastro che è lei! Via, 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 via. Perfetto, perfetto, bene. Abbiamo concluso la sua vita nel modo più veloce possibile, anche perché... Purtroppo ci sta minacciando, ragazzi. Non possiamo fare niente. Quando qualcuno ci minaccia, mi sa che dobbiamo agire il prima possibile e distruggerlo. Ovviamente su Minecraft. Ho come l'impressione che l'abitante delle caverne sia alla mia ricerca. Accendiamo la luce, se no non ci vediamo in niente. Ok. Se è veramente la mia ricerca, abbiamo un problemino piccolo piccolo. Ho molti modi di dire perché non è veramente piccolo. Ragazzi, che cos'è? Perché fa così? Cosa sta... No, no, ragazzi, non è normale questa cosa. Ma cosa... Ma non sto capendo, ma cosa sono queste bolle? Da dove arrivano? Ma, ragazzi, ma come... Ma, non è possibile. Non è possibile. Non è possibile, ragazzi, come... Allora, sarò io stupido, no? Vabbè, non so, perché sono in una versione di Minecraft che non conosco, ragazzi. Quindi potrebbe essere che l'acqua faccia le particelle normalmente. Ma questa torcia l'abbiamo messa noi? Non credo proprio, ne sono abbastanza certo. Anzi, sono sicuro al 99,9% che queste torce qua non le abbiamo messe noi. Abbiamo messo una torcia su un muro alla mia sinistra, ma non su queste cose qua. E quindi qualcuno vuol dire che le ha messe qui sopra. Va bene, buona sapersi, quindi vuol dire che c'è qualcuno oltre a noi qui in questo posto. Sì, lo sapevo già che c'era l'abitante delle caverne. Peraltro, scusate un attimo, ma come caspita sono vestito? Cioè, forse perché sono un cavernicolo. Ma perché... Ragazzi, fermi tutti. Perché l'acqua fa così? Oh. Mi sa che è vicino. È vicino. Ragazzi, è vicino. Ok, ok, ho paura, ho paura, ho paura, ho paura, ho paura. Velocemente, dai, andiamo qua sopra. No, raga, ho paura, mi sto spaventando troppo. Cos'è? Cos'è? No, sono gli zombie, le cose, qua è caduto tutto pure. Fammi andare da questa parte prima che arrivino gli zombie. Spero che siano zombie, onestamente. Perché se sono altro, ragazzi miei... Oh, diamante, però questo mica è male, ragazzi. Mica male il diamante. Possiamo farci una spada in diamante se ce n'è abbastanza. Allora facciamo una roba.
Facciamo una cosa intelligente. Ok, abbiamo già il legno. Possiamo farci la crafting table. Dopodiché farci una fornace. Non abbiamo abbastanza pietra. Non importa. Adesso ce l'abbiamo. Allora, facciamoci una fornace qui. Così. Ecco, non così, però così. Ok, dopodiché ci mettiamo qua. Mettiamo il ferro che abbiamo preso prima a cuocere. Dopodiché ci facciamo un piccone per prendere il diamante. Che si trova qui. Speriamo che ci sia più di un diamante. Ma devo per forza illuminare, sennò non vedo niente, ragazzi. La torcia dà un po' di fastidio, però è anche necessaria. Ok, non allontaniamoci troppo dallo scheletro. Non allontaniamoci troppo. Cioè, scusate, dal diamante, volevo dire. Cos'era? No. No, sono sicuro che sta arrivando qualcuno. Ecco, c'è qualcuno. C'è qualcuno. C'è qualcuno. Ragazzi? C'è qualcuno? Ho alzato di nuovo il volume nelle mie cuffie. Voi lo sentite allo stesso modo, mi sa. Però io l'ho alzato perché sono sicuro che c'è qualcuno, ragazzi. C'è qualcuno qui dentro. Perché ha fatto una cosa strana. Poi si sente anche il cuore che batte. No, non va bene così, non va bene. Ora, facciamoci il piccone e prendiamoci immediatamente tutte le cose di cui abbiamo bisogno. Quindi in questo caso i diamanti, ovviamente. Quindi eccoci qua. Prendiamo... Dov'è? Eccolo qua. Dammi. Ok, buono. Ce ne sono di più. Buonissimo, ragazzi. Così volevamo trovare noi le cose. È perfetto. Bene, amico mio. Adesso. Oltre al diamante qua, che va bene, cioè... però... Facciamoci una spada a sto punto. Perché io con una spada di pietra, con il cave dweller, mi dispiace, ma non ci sto. Con tutto il dovuto rispetto. Non ci sto. Ok, adesso facciamoci così. Prendiamo la fornace. E però mi faccio anche un'ascia in ferro. In questo modo da avere la possibilità di prendere il legno. Ecco, così ragazzi riusciamo anche a prendere più legno nel caso ci serva. Spegniamo un attimo la torcia perché sta iniziando anche a dare un po' fastidio. Però qua come vedete c'è un sacco di ferro, quindi facciamo così. E prendiamo questo ferro. Ah, vedete che abbiamo fatto bene allora. Abbiamo fatto benissimo a prendere questo ferro. Ragazzi, io sto sentendo i respiri del mio personaggio nelle mie orecchie. E la cosa mi sta spaventando tantissimo, perché si sente che è terrorizzato. Sarà terrorizzato perché c'è un abitante delle caverne, che è un albero cattivissimo, maledetto, che in realtà si è poi trasformato in un abitante delle caverne umanoide, che poi dopo è diventato un mostro che mi ha voluto, che mi vuole uccidere e mi vuole mangiare. Questa è la storia breve, fattamente, proprio fatta breve. Ok. E adesso non so parlare, gnegnegnegne. Però ok, ho preso lo zombie, l'ho distrutto proprio. No, non può esserci tutto sto buio. Poi vedete un po' più luce di me, ma io vedo proprio buio, ragazzi. Cioè lì c'era proprio il nero, proprio colore nero. Sto sentendo rumori, ragazzi, non va bene questa cosa, va bene. Allora, prendiamo velocemente il ferro, perché dobbiamo andare a prendere... le cose, sto sentendo rumori, sto ancora sentendo di più, so che mi sto ripetendo, ragazzi, potrebbe dar fastidio questa cosa, non so, scrivetemi nei commenti se vi dà fastidio quando mi ripeto, perché, giusto per capire voi cosa ne pensate di come io parlo, però giuro che io, quando parlo così, è perché sono veramente spaventato, perché non va bene così, cioè, è troppo spaventoso, si sentono un sacco di rumori. Poi lì c'è pure un altro diamante, buono. No, i ragni velenosi, no, tutto ma non i ragni velenosi. Cioè no, aspetta, tutto no, scherzavo. Meglio i ragni velenosi dell'abitante delle caverne, forse. O altri diamanti, ma ragazzi, ma cioè, stiamo essendo molto fortunati. Che poi manco l'avevo visto, mi sa che voi l'avevate pure visto prima, ok. Ok, andiamo a prendere questi diamanti, siamo tipo sopraelevati, quindi in questo momento non so se abbiamo un vantaggio o uno svantaggio, perché... Da un certo punto di vista riusciamo a vedere meglio la zona. Da un altro punto di vista anche il Cave Dweller riesce a vederci meglio, anche perché se ci pensate ho la torcia accesa, quindi è meglio che io spenga la torcia. Oh, ma mi ha dato l'armatura, buono. Adesso ho pure un po' di armatura. Oh, altri diamanti, ok. Vedete? Così facendo riusciamo a trovare tante cose utili. Se andiamo in giro ad esplorare, che poi ci serviranno per fare altre cose. Niente, l'acqua, ragazzi, qua è maledetta. Cioè, io non so cosa dire. L'acqua è maledetta. Comunque, dicevo, i diamanti ci servono ovviamente per fare l'armatura, le armi varie, eccetera. In realtà la spada di diamante ce l'abbiamo già, quindi solo l'armatura ci serve. O il piccone, nel caso vogliamo andare nel Nether per vedere se c'è qualcosa, ma non credo ci
sia niente di che, ecco, nel Nether in questo posto. Cioè, almeno non credo, poi magari troviamo un'altra caverna enorme. Comunque questa torcia, ragazzi, fa un suono. Avete presente il suono delle backrooms? Che è un rumore statico, appunto, di luci. Questa torcia ha una luce, ovviamente. Ok, lì vedo delle cose, ma prima vedo anche dei diamanti. Andiamo a prendere i diamanti, poi andiamo anche di lì, perché vedo delle costruzioni e non sto capendo cosa siano. E quindi stavo dicendo, ma quindi questo rumore statico che ricorda un po' il rumore delle backrooms è non è che è stato messo apposta per... No, non va bene. Avete visto? Avete visto tutti? Allora, so che posso sembrare pazzo io, va bene. Posso, va bene, non me ne frega niente se sembro pazzo. Ragazzi, avete visto tutti? C'era la visuale aveva fatto una cosa strana. E soprattutto il cave, cioè ho sentito un qualcosa, un rumore strano. Allora, dicevamo, qui davanti c'è qualcosa. Devo smetterla di interrompermi, accidenti a me. C'è qualcosa qui davanti, ecco. Ah! Ma raga, ma mi sa che è l'inizio. No! No! No, ragazzi. Cos'era quella roba? Sono io che ho visto male oppure c'era... il cave dweller? Ma poi io lancio le cose e le riprendo. C'era l'abitante delle caverne o mi sbaglio? No, aspetta. No. Vi chiedo pietà, ti prego, basta. Cos'è? Cosa vuole da me? No, ti prego, vai via. No, che versi sono? Che cacchio di versi sono? Ok? Ti prego, dimmi che se ne sta andando. Porca puzzona, No, non me fa strani scherzi. Se n'è andato? Scaviamo qua sotto per capire se se n'è andato oppure no. Porca vacca. Che è? No, aspetta un attimo, raga, non facciamo scherzi. Mettiamo la cobblestone, che ce n'è anche tanta. Che nel caso c'è qualcuno... piglio la cobblestone e io mi chiudo dentro e non esco mai più, va? Facciamo così. Immagini se adesso esco e mi ammazza. Allora. Facciamo così. Ok. Lo so che adesso sono strano perché prendo il ferro invece che guardarmi intorno. Però io sono anche un minatore. Non vedo l'ora di scavare. Comunque è andato via. È andato via o sbaglio? E no. Raga, secondo me non è andato via. È qua vicino da qualche parte, perché lo sento. Ok, allora abbiamo visto adesso il cave dweller. No, scusate un attimo. È qua. Ma cos'è? Ma raga, è qua. Non ti prego, porco due, Dio, che cazzo è? Ora scusate la parola, perdonatemi, veramente. Scusate mamme se vi arrabbiate, però devo dirlo. Avete presente quando vi infartate? Basta, ti prego. Cioè, cos'è? Ma cos'è? Ma cos'è? Il demonio che arriva dagli inferi proprio. Ma questo non è Alberum, questo non è l'albero sorridente, cioè questo è il demonio proprio che esce dagli inferi, altro che non so se è meglio o peggio in realtà, però vabbè. Ora andiamocene via, dai per favore, basta, per favore. Ma perché non mi lascia stare, raga? Mi sa che dobbiamo trovare un'altra strategia, perché questo qua continua a restare qua. Allora facciamo una roba, prima di tutto accendiamo la torcia, dopodiché andiamocene, scaviamo... Ok, questo rumore vuol dire che se n'è andato. Andiamo a controllare adesso. Se n'è andato? Sì oppure no? Sì oppure no? Sembra di sì, per ora. Per ora sembra di sì. Ok, per ora sembra che se ne sia andato. Facciamo una roba intelligente.
perché noi siamo persone intelligenti. Che ne dite se usciamo da questo posto schifoso? Potrebbe essere un'idea utile. Poi io non so se tipo sopra di noi ci trova, ci cerca. Non ne ho idea e non voglio saperlo. Però facciamo una roba. Qui chiudiamoci dentro. Ora in teoria qua non dovrebbe arrivare nessuno. Togliamo la ragnatela. Cos'è questa cosa? Ok, facciamo così. Continuiamo qua sopra. E sì, vedete? E basta fare tipo un pillar che si va sempre sopra. Così. Eccoci. Adesso non piazza più i blocchi. Non è vero, adesso li piazza. Accendiamo la luce, se no non si vede niente. Ok. Io a volte la spengo la luce perché dà un po' fastidio secondo me agli occhi. E poi dà soprattutto fastidio alle orecchie, ad una certa. Quindi a volte la spengo. Però in realtà è molto utile perché tipo in questi casi, se no tipo saremmo al buio totale. Vabbè, in questo momento no, però se andiamo sopra magari sì. Ok. Vedete, c'è una catena che peraltro ha portato quell'ascensore. Perché quella roba là che dal quale noi siamo partiti, in realtà raga, quello è un ascensore, no? E quindi noi siamo partiti da lì, però in realtà noi eravamo venuti da sopra, qui sotto, quindi saliamocene sopra di nuovo. E chi si è visto, non credete pure voi? Ok, allora, in teoria siamo abbastanza fuori. Chiudiamo la luce. Ok, allora, ci sono delle considerazioni da fare in questo momento molto importanti. Non abbiamo ancora finito, ragazzi. Perché? Perché punto primo, il mio personaggio sta ancora facendo strani rumori. Ora, questo... strani rumori intendo tipo dei respiri di spavento proprio, quindi... proprio che è spaventato. Questo può voler dire o che il cave dweller è comunque vicino, e quindi magari è qui in questa foresta da qualche parte, oppure potrebbe essere anche... Aspetta, guardate dietro di me. Cos'è quella roba? Avete visto? Mi sono messo in F5 e c'era qualcosa dietro di me. Ah, forse è una mucca? Non so, tornate indietro con il video per vedere se era una mucca oppure no, perché non ne ho idea. Quindi, se il mio personaggio è spaventato, potrebbe essere solo la resource pack che hanno messo, che tipo fa questi rumori. Ecco, che cos'è questa cosa? Perché fa così? Ah, ma segue il mio cursore! Guardate! Vedete? Ecco, questa è una cosa strana, perché fa così? Io ho tipo una sorta di potere sull'acqua, che vorrò di sta cosa, scusatemi. Perché, vedete? Sì! Ok, strano, va bene. Ho visto... cosa sono... raga, è strano, posso dire che c'è una... Ah, ok, perfetto, meno male. Questo è solo un portale, ok. Il mio punto, ragazzi, è che non vorrei che lui ci seguisse anche all'esterno delle caverne. Perché sappiamo che nelle caverne, va bene, c'è l'abitante delle caverne. Infatti l'ho sentito da questa parte. Caspiterina, quindi non ci siamo liberati per niente di lui, altro che... No, è lì, raga. È lì. È lì. E noi che facciamo? Ci chiudiamo dentro un albero. È quello. È quello o mi sbaglio? Andate indietro con il video per capire se è quello oppure no e scrivetemi nei commenti che cosa è stata quella roba. Io sono chiuso dentro l'albero, io non esco. Frega niente. Anzi, sapete cosa faccio? Potrei interrarmi sotto. Ok. Così. Ok, perfetto. E siamo dentro. Ok. Adesso. Cerchiamo di capire che cosa sta... Vedete, è lì. Cos'è? No. No, corcacchio. No. È lì, raga. È lì. Ok, mi sa che noi... A questo punto... aspettiamo che se ne vada via nel caso. Anzi, sapete cosa? Mi allontano io. Ok, se n'è andato in teoria. Giusto? Sto ancora a sentire strani rumori. Il che non è positivo. Allora, abbiamo quindi... Ci siamo risposti alla domanda. Ecco, che cosa... Mi sa che... Cos'è? Non so, sarà tipo qualche cosa maledetta. Comunque... Mi sa che ci siamo risposti, ragazzi, prima. L'abitante delle caverne ci segue anche fuori dalle caverne.
Questo vuol dire solo una cosa, vuol dire che noi potremmo continuare magari nel prossimo episodio per capire quali sono questi misteri e se ci sono altri misteri da scoprire del cave dweller, di questo abitante delle caverne.